laddove la selezione all'interno dei corsi di laurea è fatta durante i corsi di laurea stessi, quindi con sistemi di sbarramento all'interno dei singoli corsi di laurea. Ed è quello che riteniamo dovrebbe avvenire anche nel nostro Paese, proprio nel rispetto del dettato della Carta Costituzionale, che nei suoi articoli fondamentali prevede e sembra prevedere, continua a prevedere, un accesso libero ai corsi universitari e allo studio. Poi voglio ancora aggiungere una cosa. Qui si continua a parlare di studenti, però il diritto allo studio vale per tutti, anche per quello che ha 100 anni. Io, se non mi buttano fuori dopo la giornata di oggi, devo dare la tesi e finire di laurearmi in lettere classiche. Ci provino a buttarmi. Buttiamo fuori loro. Grazie. No, tra l'altro io dico che è 27 anni, io posso parlare con una certa autorità, perché è 27 anni, cioè, che pago le tasse universitarie.